Qui è la prima prova in vasca lunga e puntiamo a far bene e comunque sia avvicinare i nostri migliori. Ecco. È un po' più difficile trovare gli stimoli, Damiano, in gare come queste? Diciamo che ormai io ho una certa esperienza per cercare stimoli anche nella gara, per esempio, di Civitavecchia, che è un semplice test regionale. E è ovvio che sicuramente ci sono molto più stimoli a gareggiare in una finale europea, in una finale campioni italiani, dove ci si gioca magari un accesso agli europei, ai mondiali, olimpiadi, quello è ovvio. Però comunque sia, diciamo, gli stimoli li trovo, che poi però non riesco a, magari uno non riesce a dare il 100%, preparato neanche al 100%, questo è ovvio. Però sicuramente la forma un po' c'è per quello che possiamo dare a inizio dicembre, perché ricordiamoci che comunque la stagione per i nuotatori inizia a settembre, quindi ci sono scarsi 3 mesi di lavoro, per me anche di meno visto l'operazione, però diciamo che questo è il primo test di avvicinamento per i campioni italiani primaverili. A quali gare parteciperai e cosa ti aspetti da ognuna di esse? Allora, io parteciperò sicuramente alle 100 e 200 d'orso, che si svolgeranno giovedì 100 e giovedì pomeriggio 100 e venerdì pomeriggio 200. Poi credo che farò anche le due staffette, staffetta a 4% stile con l'Agnene e a 4% mista con l'Agnene, che si svolgeranno giovedì mattina e rispettivamente e venerdì mattina. L'obiettivo diciamo, è quello di ogni nuotatore, quello di vincere, con così di andare forte. Ecco. Luca, ci apprestiamo alla partenza per gli assoluti di Riccione, cosa ti aspetti? Aspetto bene nei 200, visto che è la gara che ho preparato, più dei europei in vasca corta. Fisicamente come stai? Insomma, dicevi un po' scarico. Sì, è un po' scarico perché ho preparato anche gli europei, da cui sono appena tornato. Però mi sento molto in forma, quindi vediamo venerdì. A quale gara parteciperai in questi assoluti? Parteciperò ai 100 e ai 200, però più sui 200, appunto. Un commento sugli europei, sei soddisfatto di come è andata? Sì, sono molto contento, era la mia prima finale europea assoluta, nono posto in Europa e puntiamo bene quest'estate dove gli europei saranno in lunga. L'ho chiesto anche a Damiano Lestingi, è difficile trovare stimoli in una gara come questa, insomma, che non ti dà il pass per nessuna manifestazione in particolare? No, anzi, il mio primo assoluto dove parto un buon piazzamento, quindi per me anzi è molto facile trovare stimoli.